Io ringrazio molto i partecipanti che abbiamo un po' preso al volo in occasione della discussione della tesi di dottorato di Jacopo Tagliabue, che già che c'è appena preso solo, appena superato l'esame di dottorato, e quindi salutiamo. Sì. Una bella giornata, è ancora migliore perché ora possiamo avere questo workshop velocissimamente. L'ordine è questo: inizia Achille Varzi, che non presento. Tra l'altro Achille era stato nostro docente di logica ancora ai tempi di Cesano Maderno, oltre ad aver seguito per... mica così lontani quei tempi. Beh, insomma, a noi sembrano lontani milioni di anni, però è vero, sono stati anni intensi. Dopodiché seguirà parlerà Francesco Berto, che insegna ad Aberdeen, anche lui ha insegnato da noi, e quindi insomma abbiamo queste persone che conoscono bene la facoltà, per non parlare poi di Andrea Bottani dell'Università di Bergamo, ma anche del San Raffaele, quindi insomma ci si gioca un po' in casa e un po' no. Non vi presento i relatori perché sono noti, e anzi do subito la parola ad Achille ringraziandolo. Grazie. Scusate un attimo questo problema, aver saputo subito che bastava toccare. Sì, io sono qua, ero qui per la tesi di Jacopo, e devo dire che mi sono concentrato soprattutto preparandomi per la discussione della tesi, e quindi un po' meno sulla mia presentazione, chiedo scusa. In realtà è un po' strano che ne parli nell'ambito di un workshop di ontologia, visto che io l'ho menata così tanto sulla distinzione tra ontologia e metafisica, e in effetti ciò di cui parlerò da un certo punto di vista non riguarda l'ontologia, ma riguarda più la metafisica. Ma mi sono dato un titolo latino, così sembra una cosa seria. In realtà il riferimento a Occam forse potrei provare a spiegarlo. Tipicamente il ragionamento di Occam viene utilizzato appunto quando si fa ontologia, quando si devono prendere delle decisioni in ambito ontologico, e uno dice non devi moltiplicare le entità oltre il necessario, e naturalmente tutto dipende da cosa voglia dire necessario nel contesto. C'è un uso diverso del rasoio di Occam, secondo me, che non è codificato, soprattutto non viene solitamente associato alla massima originale, che a mio avviso si applica più in ambito metafisico, cioè non tanto con riferimento alla composizione del dominio di discorso, quindi del famoso catalogo o inventario di ciò che c'è, quindi non a decisioni di tipo ontologico in senso stretto, bensì con riferimento alla struttura del mondo, alla struttura, all'insieme, cioè di relazioni, di leggi, di principi che governano ciò che c'è. Personalmente io tendo a essere molto nominalista per quanto riguarda le questioni ontologiche, quindi mi piace usare il ruolo di Occam, appunto gente, insomma, Ferraris mi accusa sistematicamente di Occamite, però mi piace anche, anzi credo che sia molto importante affinare le nostre abilità nell'uso del rasoio rispetto a questioni di tipo metafisico, non soltanto ontologico. A me piace molto una struttura del mondo semplice, cioè mi piace pensare che molta della struttura che noi attribuiamo al mondo risiede in realtà nella nostra testa, nelle nostre pratiche organizzatrici. Ecco, quello è un uso del rasoio di Occam di tipo metafisico. Oggi mi concentrerò in modo particolare su una questione o due. Il titolo fa riferimento alla concezione in base alla quale il mondo che abitiamo nella sua ricostruzione, già in ambito metafisico, sia un mondo strutturato su livelli. Adesso va molto di moda Hartmann, se fate Google e cercate Levels of Reality vengono fuori decine di migliaia di pagine, molte di più di quelle che uno desidererebbe trovare, e quindi mi è sembrato non del tutto inutile parlare un po' di questo. In realtà la tesi che intendo discutere non è, e difendere, non è mia, la tesi è abbastanza comune, che vado subito a enunciare, ed è la seguente: c'è un'unica realtà, si vede dal fondo, è un po' piccolino forse, ma c'è un'unica realtà, e quella realtà è strutturata su un unico livello, benché sia possibile per certi aspetti necessario parlare di quell'unico livello di realtà in modi diversi e non sempre intertraducibili. La tesi quindi è una congiunzione, un unico mondo, un'unica realtà, e soprattutto strutturata su un unico livello, con una concessione
nei confronti di quelli che sembra essere uno dei motivi per cui in realtà la tesi in questione viene spesso guardata con molto sospetto, o se preferite, uno dei motivi per i quali si tende o a postulare una pluralità di mondi, ovvero ad attribuire a quell'unico mondo che c'è una struttura su livelli non riducibili l'uno all'altro. Io so di parlare un po' nella tana del lupo qua, perché è pieno di emergentisti e cose del genere, quindi ne parlerò più avanti, ma questa è la tesi. Dicevo, non è una tesi mia, è una tesi che chiunque considera quando si mette a riflettere su questi temi. Quello che vorrei fare è semplicemente cercare di renderla un po' più plausibile e, diciamo pure, compatibile con certe intuizioni che penso siano abbastanza diffuse, e soprattutto compatibile con altre tesi che molti di noi possono ritenere vere. No, perché c'è tanta diffidenza nei confronti della tesi in questione, chiamiamola T, tanto per dare un nome. La risposta che voglio dare è che si cade in una sorta di fallacia rappresentazionalista. Se tendiamo a confondere il nostro modo di parlare e di conoscere la realtà, cioè la ratio loquendi e la ratio cognoscendi, con la ratio essendi, cioè dell'essere, e quindi a proiettare sul mondo le caratteristiche dell'apparato linguistico e concettuale che governa il nostro modo di comprenderlo e di scriverlo. Un po' più precisamente, siamo così inclini a pensare che il mondo debba essere strutturato a immagine e somiglianza delle teorie attraverso cui ce lo rappresentiamo e mediante le quali ci sembra di riuscire in qualche modo a decifrarlo, siamo così inclini a pensare tutto questo, che quando il nostro credo include una molteplicità di teorie, ciascuna delle quali è tanto importante e verosimile quanto irriducibile alle altre, se non addirittura in contrasto, io mi concentrerò sul caso senso comune, cioè l'immagine manifesta, l'immagine scientifica, ma farò dei riferimenti anche al dibattito, per esempio, sulle scienze speciali rispetto alla scienza. Quindi quando il nostro credo include una molteplicità di teorie del genere, siamo indotti a pensare che esse debbano corrispondere a realtà diverse e altrettanto irriducibili, cioè la irriducibilità a livello teoretico viene proiettata su una sorta di irriducibilità a livello ontologico, oppure a livelli diversi, appunto, e irriducibili di una realtà stratificata, che è un po' questa concezione che intendo attaccare. Questo è un errore perché pensare che la struttura del mondo debba riflettere quella delle teorie, delle nostre teorie, per il solo fatto che queste teorie funzionano, per il solo fatto che riteniamo vere le teorie in questione e non sono riducibili fra di loro. Ripeto, non è per sé una tesi particolarmente originale. In realtà intendo discutere con, centrandomi su due casi concreti. Il primo riguarda un certo modo di argomentare a favore della molteplicità dei mondi, cioè delle realtà, e il secondo invece riguarda un certo modo di argomentare a favore della molteplicità dei livelli di realtà, anche postulando che ci sia un'unica realtà. Okay? Quindi il rasoio di Occam metafisico basta nel ripulire tutto quanto e restituirci un'unica piatta realtà, cosa che non sorprenderà alcuni di voi. Allora, cominciamo con la prima parte della storia, che si concentra in effetti sulla prima parte, sul primo congiunto della tesi T, cioè un'unica realtà. E l'esempio che vorrei fare è, come ho già anticipato, la tradizionale dicotomia tra il mondo del senso comune e il mondo della scienza. È una distinzione, una dicotomia molto diffusa, la conosciamo anche attraverso la famosa opposizione fra l'immagine manifesta e l'immagine scientifica di Sellars. Non so quanti di voi hanno problemi a conciliare queste due immagini, quanti di voi sono, se non adesso, per un periodo della loro formazione filosofica, sono stati indotti a moltiplicare i mondi in conseguenza della inconciliabilità o irriducibilità di queste due immagini. A me è successo effettivamente di pensare a un certo punto che ci sia più di un mondo, mentre adesso la penso esattamente all'opposto. Ora,
sono due immagini diverse, molto diverse fra di loro e spesso in aperto contrasto. Adesso dirò un paio di cose giusto per essere sicuro che siamo tutti nella stessa barca. Sono immagini diverse in contrasto, tuttavia ci appare, ciascuno di loro ci appare veritiera e a modo suo irrinunciabile. Quindi la tentazione di pensare che ciascuna rinvia un'ontologia tutta sua, col risultato che si ritrova così con delle realtà distinte, diverse, in qualche modo sovrapposte. Un classico qua è il libro di Eddington, La natura del mondo fisico, un libro che ha avuto un impatto enorme in realtà nella filosofia del XX secolo negli Stati Uniti e in generale nel mondo anglosassone. Lui diceva che intorno a noi ogni oggetto è letteralmente in doppio esemplare, e faceva il classico esempio del tavolo. Cioè, siamo un tavolo familiare, possiamo descrivere dicendo che è un oggetto sostanziale, solido, con un certo colore, una certa estensione, una certa stabilità, e dall'altra parte c'è, dall'altra parte, in realtà esattamente lì nello stesso posto, questo è un altro problema, c'è anche il tavolo scientifico, che invece è, si è soliti descrivere come un vuoto al cui interno sparpagliate un numero enorme di particelle, di microparticelle, si muovono in tutte le direzioni a grande velocità. Sappiamo che è così, se sappiamo che, se andiamo a vedere bene, i tavoli sono, cioè, se usiamo il microscopio della scienza, i tavoli sono fatti così, anche se inizialmente sembrano così. Ah, noi stessi siamo fatti così, e non solo, ma il vuoto è veramente tanto. Ho appena scoperto che se noi prendessimo, sapevo che il volume di una mela è tipo un miliardesimo di quello che siamo soliti misurare. Adesso poi i fisici, i filosofi della fisica mi magari confermeranno o smentiranno, però questo vuol dire che se noi prendessimo tutta la gente di questo mondo e tenessimo soltanto la materia, buttando via il vuoto, che ci starebbero sulla scrivania, no? Quindi è veramente un'immagine molto diversa da quella di senso comune, appunto, è che non dice che ci sono due tavoli, punto. Queste due descrizioni non sono semplicemente diverse, sono in conflitto, così come più in generale sono in conflitto la descrizione del mondo che emerge complessivamente nell'esperienza di senso comune e quella che invece ci restituisce la ricerca scientifica. Quindi, da un lato c'è la Terra che gira, scusate, il Sole che gira intorno alla Terra e la Terra è piatta, dall'altro invece sappiamo che le cose sono diverse, la Terra è sferica e gira intorno al Sole e così via. Da un lato sappiamo che il tè, il caffè, per esempio il migliore, quando si raffredda cede, cioè cambia da caldo a freddo, mentre diciamo nell'immagine scientifica non è che acquista una nuova, non è che perde una proprietà e ne acquista un'altra, semplicemente cede calore e così via. Ci sono delle immagini veramente diverse una dall'altra, in un senso abbastanza evidente e inconciliabile. Ora, Coiré, in un testo che a sua volta ha avuto un certo impatto ai suoi studi newtoniani, diceva che la responsabilità di questo conflitto fra le due immagini risale a Newton e alla nascita della scienza moderna. Adesso cito un passo abbastanza noto di Coiré, che diceva, io tendo sempre a pronunciare male il nome, la scienza moderna abbatté le barriere che separavano cielo e terra unificando l'universo, ma essa realizzò tale unificazione sostituendo al nostro mondo delle qualità e delle percezioni sensibili, il mondo che è il teatro della nostra vita, delle nostre passioni e della nostra morte, un altro mondo, il mondo della quantità, della geometria verificata. Diceva che in quel mondo, sebbene vi sia posto per ogni cosa, non vi è posto per l'uomo e tantomeno per la donna. Ecco, questa aggiunta è cruciale, no? Cioè, è proprio per quel motivo che siamo poi inclini a volerli salvare entrambi. Cioè, non ci basta accettare il mondo della quantità e della geometria verificata, perché lì non c'è posto per noi. Se dunque non vogliamo rinunciare al nostro posto, è naturale che si voglia porre resistenza alla sostituzione, è naturale che si ritrovi a osteggiare l'istanza riduzionista oppure eliminativista di coloro che vogliono privilegiare l'immagine scientifica, l'emancipata immagine scientifica, e dimenticare invece l'esistenza o la sopravvivenza di un mondo del senso comune dotato di una propria ontologia e governato da leggi autonome. Tra l'altro, stamattina appunto nel corso della discussione della tesi si parlava un attimo anche
del boom che ha avuto l'ontologia in certi ambienti, diciamo, legati al mondo dell'ingegneria e dell'informatica. E questo tipo di diciamo, antiriduzionismo è molto diffuso, perché uno vuole, si parla proprio di ontologia del senso comune in alternativa all'ontologia. Questo è un tema sul quale io mi sono ritrovato a riflettere più di una volta, per cui spero che le cose che dico oggi non sorprendano più di tanto, visto cose che ho detto anche in passato. La prima cosa che voglio dire è che non è soltanto una questione di scala della rappresentazione, si potrebbe pensare, tanto che ho parlato prima di microscopio, che sia soltanto quello, cioè non è soltanto che l'immagine manifesta è più sfocata e grossolana rispetto all'immagine scientifica, come quando ci fa vedere un corpo solido e compatto al posto di uno sciame di particelle in frenetico movimento. Perché se fosse così, cioè se fosse soltanto un problema di scala, di granularità, come appunto si suol dire oggi in quegli ambiti di ricerca a cui facevo riferimento, allora il problema non sussisterebbe, si tratterebbe di descrizioni che sono comunque prodotte, qui cito un bel passo di Ries, dalla zecca della natura. Cioè vengono in, sono entrambe, come dire, monete che portano impressa l'immagine e l'intestazione della natura, e tanto basterebbe spiegare perché possiamo servircene con profitto, anche se non sono proprio di buona lega, funzionano comunque perché sono comunque immagini, mentre sfocate, più o meno sfocate, dello stesso modo. Oppure Popper, cioè se fosse davvero così, cioè se fosse solo questione di scala, l'immagine scientifica non sarebbe altro che l'immagine manifesta riprodotta, appunto come diceva Popper, in tutte lettere. Si potrebbe quindi tranquillamente concludere che le due possono coesistere. Il punto è che a volte l'immagine manifesta, quella del senso comune, è letteralmente incompatibile con l'immagine scientifica, nel senso che alcune delle proprietà che attribuisce agli oggetti e agli eventi di scala appropriata sono davvero in conflitto con le proprietà descritte dalla fisica su scala diverse. Questo conflitto appunto non è riducibile alla semplice opposizione, tra approssimazione o se preferite vaghezza, esattezza dall'altro. In questo senso un altro testo di Coiré aveva un titolo un poco fuorviante, quello che si intitolava dall'universo della precisione, no, dal mondo del presso poco all'universo della precisione, come quasi fosse soltanto una questione di scambio. La presenza secondo cui il Sole ruota intorno alla Terra, per esempio, è in conflitto con quanto ci dice l'astronomia, a prescindere dalla precisione con cui la si formula. Noi potremmo dare una descrizione accuratissima in grado di prevedere esattamente la posizione relativa del Sole rispetto alla Terra a un certo momento, sarebbe comunque, per quanto precisa, in conflitto con la storia che invece ci dà l'astronomia. Per questo che si parla di rivoluzione copernicana, non di evoluzione. Il de revolutionibus non è una versione più precisa e rigorosa, per così dire, della Novecento. Idem per quello che riguarda le categorie ontologiche a cui si affidano le due immagini. Forse i tavoli del senso comune non sono altro che sciami di particelle, forse lo sono tutte le benamate cose di taglia media, come le chiamavo Austin. In altre parole, forse in certi casi potremmo dire che è soltanto una questione di scala. Però appunto l'ontologia del senso comune cosiddetta non è popolata soltanto da queste cose, un'ontologia piena di buchi e piena di ombre, come mi piace dire, sia in senso formale che in senso materiale, per così dire. Un'ontologia piena di colori, di sapori, di mille altre cose, di mille tipi, e possiamo dire quindi che è l'ontologia del Lebenswelt, come chiamiamo, non la si può liquidare, o mettere a tacere semplicemente guardando attraverso una lente di ingrandimento, semplicemente ingrandendo delle cose che la abitano. Adesso parlavo di buchi di ombre per ovvi motivi, però pensiamo quando si parla dell'orizzonte oppure dei rigori negati, i rigori non concessi, i governi non fatti, oppure tutta l'ontologia di quelle cose belle che sono le passioni, i desideri, le paure, così, sono tutte cose che in qualche modo non sono pezzi di mondo fisico guardati con degli occhiali appannati, sembrano veramente costituire entità, categorie di entità diverse.
stesso problema, e finisco adesso con questa introduzione, riguarda, si presenta anche all'interno delle stesse scienze, citavo brevissimamente prima, c'è una bella differenza tra il mondo in odore e in colore descritto dal fisico e per esempio quello descritto dal biologo con i suoi organismi viventi, le sue specie biologiche, le sue leggi di variazione, selezione, evoluzione organica, crescita delle popolazioni, eccetera. Il vitalismo in realtà nel XX secolo è tornato in auge a partire dei primi anni del XX secolo fino a Polanyi e altri, cioè l'idea che in qualche modo la dimensione del vivente sia qualcosa in più rispetto alla dimensione delle proprietà, diciamo pure chimico-fisiche, della materia, tanto che diciamo legata al vitalismo del Settecento. Nessuno riuscirà mai a ridurre queste leggi, cioè le leggi per esempio della biologia, le leggi della fisica e delle particelle, così come il mondo dell'economista per esempio sembrerebbe obbedire a leggi che non sono riducibili a quelli della meccanica quantistica. Fodor, alcuni di voi ricorderanno questo passo nel suo articolo appunto sulle scienze speciali, diceva: nessuno si è mai sognato di esprimere la legge di Gershon in termini di elettrodinamica delle particelle. E ovviamente nessuno oggi sta cercando di spiegare la crisi finanziaria o più in generale diciamo i singhiozzi dell'economia in termini di leggi della meccanica quantistica. Quindi un confronto anche sommario molto parziale tra i fatti che risultano veri nelle cosiddette scienze speciali oppure nelle scienze sociali e quelli che invece risultano veri nell'immagine strettamente fisicalista sembrerebbe giustificare lo stesso tipo di dicotomia additata da Edison e poi del resto lo sorvolo davvero. Le vite non sono riducibili, che non è solo questione di approssimazione, abbiamo davvero a che fare con immagini di mondi diversi? La risposta che voglio dare ovviamente è no, sono immagini di uno stesso mondo, viviamo tutti in una stessa realtà e ci nutriamo tutti dello stesso cibo. Però appunto c'è un problema qua, ed è quello su cui vorrei concentrarmi. Il problema è che come si va a sostenere questa posizione monista, questa tesi monista, senza gettare via uno dei due mondi? Anzi, in molte circostanze sembra che le leggi del mondo del senso comune, le leggi che governano, se volete, il mondo del senso comune, continuano a funzionare benissimo. Di nuovo, i nostri amici informatici ingegneri che si occupano di robotica sicuramente continuano a dare molta importanza alle leggi che governano il mondo dal punto di vista del senso comune. La naive physics nasce proprio sulla base di questa motivazione. Nessuno, nemmeno coloro che trascorrono la loro vita in laboratorio di fisica nucleare, è disposto a rinunciarvi fino in fondo. Per esempio, quando si tratta di andare al supermercato o guidare in autostrada, nessun fisico che io conosca guida in autostrada diciamo computando funzioni complicatissime, e tantomeno appunto gli ingegneri scrivono programmi di navigazione per un robot basati su una descrizione del mondo simile a quella che emerge dalle scienze fisiche. Nessuno si sognerebbe di insegnare ai propri figli come si va in bicicletta o come si dipinge ad acquarello utilizzando il linguaggio e le leggi della meccanica quantistica o della fisica delle particelle. Come si fa quindi a salvare tutto questo a fronte del fatto che, come sappiamo fin troppo bene, il senso comune a cui ci affidiamo è meno veritiero? La metto in termini relativi perché non voglio affermare che l'altra sia effettivamente veritiera, però meno veritiero della meccanica quantistica e della fisica delle particelle con cui convince. Come si fa a salvare l'immagine manifesta accanto all'immagine scientifica senza dimenticare? Fa dire che il mondo del senso comune e il mondo della scienza sono un unico, medesimo mondo descritto in modi diversi, se queste descrizioni sono talmente diverse da risultare incompatibili. Era appunto la clausola che aggiungevo nella formulazione della tesi T. La proposta che vorrei fare è questa, viene in due parti, la prima è generica e la seconda è proprio precisa. Secondo me la risposta è chiede che noi si prenda un po' sul serio la dimensione semantica del problema, cioè bisogna considerare ciò che già si metà tra le une, cioè tra le immagini e gli altri, i mondi, i meccanismi semantici che legano ciascuna immagine al mondo a cui si riferisce. Nella misura in cui, cioè, si accetta la distinzione tra fatti e rappresentazioni, tra realtà e apparenze, come qualcuno amava dire, si tratta di rendere conto dell'esistenza di una pluralità, non già dei mondi di riferimento, ma dei modi di riferimento. Non tutti i modi sono sullo stesso piano, alcuni
sono erronei o più erronei in antiano. Ora, detta così, però è molto ingenua, in realtà uno potrebbe addirittura fermarsi qua, potrebbe cavarsela così, richiamandosi una semplicissima teoria dell'errore, no? Uno potrebbe semplicemente dire, vabbè, il senso comune è sbagliato, la scienza è giusta, è corretta, quanto meno è più corretta. Abbiamo due immagini, vabbè, una è semplicemente da buttare via, a livello proprio di immagini. Potremmo dire che l'immagine manifesta si riferisce allo stesso mondo delle immagini scientifiche, solo che la prima lo fa attraverso leggi e categorie errate, e comunque più errate di quelle a cui si appoggia la seconda. Come dire che quando ci riferiamo al mondo del senso comune, in realtà ci stiamo riferendo al mondo in modo, scusate, erroneo, al mondo della scienza, o comunque in modo più erroneo di quanto non lo faccia la scienza. Questa potrebbe essere una facile soluzione del problema, che enfatizza appunto il fatto che una delle due descrizioni è errata. Però è troppo facile, non coglie nel segno. Perché non coglie nel segno? Perché l'immagine manifesta è comunque un'immagine che funziona. Questo è il vero problema. Il vero problema, o meglio, una cosa affascinante, non è un problema, è una cosa molto bella, è che l'immagine manifesta, se anche fosse errata, funziona talmente bene che in certi casi funziona addirittura meglio dell'immagine scientifica. Come dicevo prima, quando guidate, andate al supermercato, quando volete istruire uno dei vostri dubbi. Come spieghiamo questo fatto se ci limitiamo a dire che la prima immagine è più errata della seconda? Chiaramente ci resta da spiegare la cosa più importante. Allora, la proposta si lega a un'analisi che avevo fatto un po' di tempo fa con Roberto Casati, Big Surprise, quando appunto si cominciava a ragionare su queste cose, ed è basata sull'idea di uscire da questo impasse ricorrendo alla vecchia distinzione fra uso attributivo e uso referenziale di una descrizione definita. La distinzione di Keith Antonella. Ve la ricordo, l'uso attributivo è quello attraverso cui una descrizione identifica ciò a cui intende riferirsi, attribuendogli determinate caratteristiche, due punti, e cioè il referente della descrizione è quella cosa che soddisfa le caratteristiche specificate nella descrizione, qualunque sia quella cosa, ammesso che ci sia, perché naturalmente ci possono essere anche delle descrizioni che diciamo specificano delle caratteristiche che nessun oggetto può soddisfare, per esempio il cavallo. Quindi questo è l'uso, diciamo, è la descrizione nel senso in cui la intendeva Russell, per intenderci. Invece nell'uso referenziale di una descrizione del parlante si riferisce a una certa cosa attraverso una descrizione che è contestualmente efficace, sia essa appropriata o meno, si può identificare cioè una cosa anche senza caratterizzarla correttamente o completamente. Per esempio potrei dire portami la matita che ho lasciato sul libro, quindi la descrizione la matita che ho lasciato sul libro, magari la matita non è sul libro, è accanto al libro, magari non è un libro ma un quaderno, però comunque in un certo contesto è presumibile che questa, diciamo, istruzione vada perfettamente a segno, quindi è importante effettivamente la matita corretta. Oppure fatto esempio classico, presto sta svenendo, aiutate la signora che sta pagando un martini. In realtà non è una signora, è un uomo cappelluto, non sta pagando un martini, sta ricevendo del resto per un Campari, ok? Però se siamo in un bar e c'è appunto, vediamo di schiena questa scena, accorriamo in aiuto di quella persona, anche se la descrizione in questione è gravemente incorretta sul piano attributivo. Il discorso non vale soltanto gli oggetti o le persone, vale anche per esempio eventi o azioni. Uno può dire, ti ricordi quella bella vacanza a Capri 5 anni fa? E l'altro può rispondere, sì, mi ricordo, in realtà non è stata per niente una vacanza, tu hai lavorato tutto il tempo, non era Capri ma era Ischia, non era 5 anni fa ma era 3 anni fa e comunque non è stata bella. E quindi diciamo, si rifiuta completamente la descrizione, però ci siamo intesi esattamente, cioè stiamo parlando proprio di quella cosa lì. Allora, l'uso referenziale di una descrizione è un uso importante. Quello che voglio dire è che è un fatto che ci si può riferire appunto a un individuo, a un evento, a ben preciso, anche utilizzando parole che non lo descrivono correttamente. L'idea è che questo non sia soltanto un fenomeno strettamente linguistico, che non riguardi soltanto le descrizioni definite. Per estensione possiamo percepire degli oggetti o degli eventi sotto aspetti che loro non hanno. Per esempio possiamo avere l'impressione di vedere
una signora che paga un martini, quando in realtà davanti a noi c'è un uomo che riceve del denaro di resta. Per estensione possiamo pensare a oggetti o eventi in guise che non corrispondono a ciò che sono veramente. Questa possibilità non si applica solo appunto a brevi locuzioni descrittive, ma si estende a sistemi interi di pensieri, sistemi interi di descrizione, quindi vere e proprie teorie. Quindi la tesi, vedete dove arrivo, la tesi è che così come nel caso del signore alla cassa, oppure della vacanza a Capri, che poi in realtà era Ischia, così anche nel caso più generale delle credenze del senso comune, possiamo far riferimento al mondo reale e interagire efficacemente con quel mondo, pur riconoscendo tali credenze come tecnicamente erronee e sottodeterminate. Cioè, queste teorie non solo parlano del mondo, dello stesso mondo di cui parlano per esempio le teorie fisiche, lo fanno effettivamente in modo errato, però ciò nonostante funzionano, vanno a segno nella misura in cui appunto teniamo presente la distinzione tra il loro uso attributivo, che classifica semplicemente come errore, e invece il loro uso potenziale. Quindi la tesi è che la descrizione del mondo proprio del senso comune, che si traduce nell'immagine manifesta, è nella sua totalità un sistema di descrizioni, di pensieri, di percetti, di intenzioni linguistiche comunicative che hanno valore soprattutto sul piano referenziale. Lo scopo principale è di fissare il riferimento. E aggiungo, questo scopo importante anche a costo di fallire sul piano. Quindi, riassumendo, il problema è reale, cioè in certi casi l'immagine manifesta non è semplicemente confusa e grossolana, è davvero un errore, è davvero sbagliato. Ciononostante è un fatto che di solito quell'immagine funziona, e la tesi è che salvaguardando queste due date, cioè che sia errato però funziona, attraverso la distinzione attributivo-referenziale, l'uso di una descrizione definita come di un'intera immagine del mondo, si può salvare l'immagine senza dover ipotizzare che si riferisca a un mondo diverso da quello postulato nell'immagine. L'efficacia del senso comune non presuppone la sua verinicità descrittiva. Tutto ciò che è richiesto è l'efficacia del riferimento. Per esempio, quando diciamo che il Sole ruota intorno alla Terra, su questo esempio, anche se in realtà non è tra i migliori, però ecco, quando diciamo questo, ciò a cui ci stiamo riferendo non può che essere la rotazione della Terra intorno al Sole, soltanto che ce la rappresentiamo attraverso l'immagine scorretta. Cioè, quindi io dico il Sole ruota intorno alla Terra, sto parlando della rotazione della Terra intorno al Sole in modo scorretto. Quando pensiamo che i corpi pesanti cadono più velocemente di quelli leggeri, i nostri pensieri riguardano comunque la legge della gravitazione universale, nonostante la pensiamo attraverso una descrizione scorretta. Così viene in tutti i casi di conflitto appunto l'immagine manifesta e l'immagine scientifica. Entro certi limiti possiamo addirittura continuare a parlare di verità di senso comune, quindi anche di conoscenza ordinaria. Questo è un punto che potrebbe sfuggire. Per esempio, se la signora che sta pagando il martini, cioè quella descrizione, identifica un certo uomo cappelluto che sta prendendo il resto per un campagne, allora qualsiasi asserto contenendo quella descrizione sarà vero se e solo se sarà vero dell'uomo cappelluto. De re dell'uomo cappelluto. Per esempio, dico, la signora che sta pagando Martini era seduta vicino al professor Bottrano. Questa mia affermazione è vera se e solo se quell'uomo cappelluto era seduto vicino. Quindi, nello stesso senso, un asserto come, per esempio, l'orbita del Sole intorno alla Terra dura 24 ore. È vero. È vero perché è vero che la rotazione della Terra su se stessa dura. Dato che stiamo riferendoci a quello, usando una certa descrizione che è errata sul piano attributivo, ma che va a segno, è efficace sul piano referenziale. Quindi la verità non viene messa in discussione. Quindi non è sbagliato parlare di verità di senso comune, nonostante queste verità di senso comune siano fondate su delle credenze sbagliate che poi si esprimono in descrizioni. Infine si risolve così anche la tensione derivante dal fatto che l'immagine manifesta tende a servirsi di categorie ontologiche tutte sue, come dicevo prima.
che queste non trovino riscontro nell'immagine scientifica, cioè che l'immagine scientifica non abbia posto per cose come i sorrisi, le emozioni, eccetera, non significa che le due immagini rinvino a mondi diversi, significa che si servono di categorizzazioni diverse per fissare il riferimento e quindi per fissare la verità di certe affermazioni. Concludo con un ultimo esempio, guarda che bel taglio in questa tela di Fontana. Se io dicessi questo, al Guggenheim, in realtà non c'è nessun taglio, no? Dirà il fisico, è la tela che è tagliata, o meglio, sono le particelle che sono disposte così e così. Ma noi tutti, il fisico incluso, guardiamo e notiamo quello che c'è. Okay? Quindi, per quanto riguarda questa prima parte, la morale è molto semplice, la dicotomia di cui parlavano Eddington e Coiré è infondata. Ed è solo perché quando indossiamo il nostro cappello da filosofi tendiamo a presupporre che una descrizione, una teoria che si rispetti possa essere tale, cioè meritarsi il rispetto, solo se è buona sul piano attributivo. Quindi che il referente di una descrizione debba necessariamente essere fatto a immagine e somiglianza della descrizione medesima, è solo per questo motivo che finiamo col coltivare quella che adesso lo dico è la mala pianta del dualismo. Okay? Una sorta di errore, adesso come vedremo nella seconda parte, appunto, qualche matrice, qualche radice wittgensteiniana, una sorta di picture theory. Però la fallacia rappresentazionista ed è in questo senso che generalizzando la fallacia è responsabile della diffidenza con la quale si continua a guardare la tesi della unicità della realtà, la tesi. Okay? Adesso velocemente passo alla seconda parte, cioè quella che riguarda i livelli, quella che finalmente compare ufficialmente nel titolo. Perché T non dice soltanto che c'è un'unica realtà, dice anche che quella realtà è strutturata su un solo livello. Allora, domanda, il discorso fatto sin qui, basato sulla distinzione attributivo referenziale, copre anche questa parte, scusate, il discorso copre la prima metà, ma lo si può applicare anche alla seconda metà, in certi casi la risposta è sì. Per esempio, il mondo può essere analizzato, come diceva Gibson, può essere analizzato a più livelli, da quello atomico su, da quello terrestre, poi da quello cosmico. E il fatto che si ricorra a livelli diversi di analisi non significa che si stiano analizzando livelli diversi. Magari alcuni livelli sono più ecologici, per così dire, sono quelli che ci interessano di più, ma sono semplicemente livelli di analisi. Cambia la scala di rappresentazione, ma la realtà di riferimento è la stessa, non diversamente appunto da quanto accade zoomando in su e in giù su una qualsiasi mappa geografica. Quindi passare dal tavolo familiare al tavolo scientifico non corrisponde a passare da un livello di realtà a un altro, proprio come non corrisponde a passare da una realtà a un altro, come diceva lei. La stessa moltiplicazione che emerge dalla pluralità delle cosiddette scienze speciali può in buona parte spiegarsi in questo modo, per quanto naturalmente possa essere poi difficile sul piano pratico produrre gli strumenti necessari per zoomare, no? Cioè per passare da una scala all'altra. Quindi in certi casi sì, non solo però quando è una questione di analisi ad altri livelli, anche quando i livelli non sono semplicemente il prodotto di rappresentazioni su scale diverse, in certi casi sul piano ontologico la loro moltiplicazione può essere arginata nel termine che ho appena descritto, sfruttando questa distinzione fra uso attributivo e uso referenziale. Citavo prima la legge di Gresham, che tra l'altro ricordo quella che dice la moneta cattiva scaccia per la buona, e appunto Fodor che diceva nessuno si è mai sognato di esprimere questa legge in termini di elettrodinamica delle particelle. Nessuno si è mai sognato, certo non si è sognato, perché è davvero impossibile esprimere queste leggi in termini di elettrodinamica delle particelle. Ma questo non significa che la legge riguardi un livello di realtà, diciamo il livello economico, che a sua volta è irriducibile a quello governato dalle leggi dell'elettrodinamica. È solo che i concetti, cioè le categorie di cui si serve la legge di Gresham, non hanno alcun riscontro al livello di realtà descritto dall'elettrodinamica, un po' come ad esempio il taglio nella tela di Fontana, no? Quindi sono concetti che funzionano, ma la loro efficacia è esclusivamente di tipo referenziale, non attributivo. In altre parole,
questa legge funziona e la gente la segue, un po' nello stesso senso in cui possiamo dire che un'istruzione tipo accorrete in soccorso di quella donna che sta pagando il martirio funziona, non è che dobbiamo andare a cercare necessariamente la traduzione. Punto importante però che in certi casi la seconda parte di Ticio, cioè quella che riguarda l'unicità dei livelli, del livello, richiede un discorso diverso. Non penso che si possa stringere anche in fondo questa al fondo. Sullo sotto abbiamo sempre a che fare con il rischio di una fallacia rappresentazionalista, ma in questi altri casi le origini della fallacia non sono riconducibili alla tendenza a ignorare la distinzione tipo referenziale. Quindi vorrei adesso la parte finale illustrare questo con un esempio. Prendiamo, sarà in filosofia della mente, quindi sto di mettermi in questa posizione. Però prendiamo la distinzione tra la proprietà di primo e di secondo livello. Questa è una classica citazione da Searle. La coscienza, che è una proprietà di alto livello, emergente, nemmeno appellandoci a una scienza perfetta del cervello, saremo in grado di sottoporre la coscienza a una riduzione ontologica, analoga a quella operata dalla scienza contemporanea col calore, la solidità, i colori o il suono. Quindi non si può rispondere che quando parliamo di coscienza, penso che non abbia senso, e Searle sicuramente non accetterebbe come risposta, dire che quando parliamo di coscienza e di proprietà mentali stiamo semplicemente usando un linguaggio il cui scopo è di fissare il riferimento in modo efficace ancorché scorretto sul piano politico, come sembra una risposta. La proposta in questo caso è questa: in casi di questo tipo la fallacia nasce da una concezione errata, anzi gravemente errata, non della pratica del riferimento, ma dei meccanismi di predicazione, precisamente del nesso semantico che lega i predicati di cui ci serviamo per descrivere le proprietà che verrebbero esemplificate ai vari livelli e quelle stesse proprietà. Hyde parlava nel suo libro dal brutto titolo From an Ontological Point of View, parla a questo riguardo di picture theory, che però secondo me, cioè di teoria della raffigurazione, però secondo me non va tanto bene perché in questo caso il nesso con Wittgenstein diventa troppo forte, quindi fuorviante. Io preferisco parlare di teoria della trasparenza. Cosa dice la teoria della trasparenza? Chi? Dice questo: quando un predicato P si applica a un certo oggetto X, e quindi quando l'enunciato X è P è vero, è così in virtù del fatto che P, il predicato, denota una proprietà ben precisa che è esemplificata da X e da tutti e solo gli altri oggetti ai quali P si applica. Okay? Lo rileggo perché va digerito. Quando un predicato P si applica a un certo oggetto X, e quindi quando l'enunciato X e P è vero, è così in virtù del fatto che P denota una proprietà ben precisa che è esemplificata da X e da tutti e solo gli altri oggetti ai quali P si applica. Se io chiedessi quanti di noi lavorano intuitivamente sulla base di questa tesi, di questa teoria, penso tanti, a partire dal sottoscritto, alzerebbero la mano. In fondo non è così che funziona la predicazione. Per esempio, se dico che il professor Bottani è seduto, e se ciò che dico è vero, il predicato seduto si applica al professor Bottani in virtù del fatto che esso, il predicato, designa una certa proprietà che in questo momento è esemplificata dal professor Bottani e che in generale è esemplificata da tutti e soli quegli individui dei quali possiamo predicare seduto in modo corretto. Giusto? Quadra? In altre parole, secondo la teoria della trasparenza, i predicati sono semanticamente trasparenti. Anzi, sono trasparenti al punto giusto. Sono tante le proprietà esemplificate dal professor Bottani in questo momento, ma quando io dico che è seduto, quando uso questo predicato, per la teoria in questione io designo una proprietà ben precisa che in questo momento accomuna il professor Bottani a tutti gli altri individui, fra cui tutti voi, errori di ortografia in questa sala, dei quali si può dire a quasi tutti correttamente che sono seduti. Ok? Che questa concezione sia molto diffusa mi sembra fuori dubbio. Lo stesso dibattito, in effetti sarebbe interessante andare a vedere in che modo, ma il dibattito tra nominalisti e platonisti in merito all'esistenza degli universali
sembra di posare un po' su questa concezione, almeno per ciò che concerne quei predicati che, secondo il platonista, corrispondono effettivamente a delle proprietà, non sono semplicemente delle etichette convenzionali, no? Perché anche un realista radicale è disposto a riconoscere che certi predicati in realtà non corrispondono a delle proprietà, ma quei predicati che per così dire corrispondono funzionano in questo modo. E però è sbagliata la teoria, secondo me. Non vi è dubbio che il predicato seduto si applichi correttamente a un certo numero di individui, per cui il professor Bottani e tutti voi, quasi tutti voi interessati. Questo lo prendo come dato. Tuttavia non è affatto chiaro quale sia questa proprietà. Adesso mi metto a parlare come un realista per semplificarmi la vita, se non voglio fare tutto il discorso in linguaggio nominalista, sarebbe complicato. Okay? Non è chiaro quale sia questa proprietà, non è chiaro quale sia la proprietà che accomuna la proprietà Bottani e tutti noi, in virtù della quale possiamo dire che stiamo tutti stanziando il predicato seduto. Se vogliamo davvero dire che c'è un'unica proprietà, davvero dovete guardarlo un attimo, cioè, siete tutti in posizioni diverse, no? Nella migliore delle ipotesi, ciò che vi accomuna è una proprietà largamente disgiuntiva, cioè condividete la proprietà di essere seduti così, come il professor Bottani, oppure così, come Berto, oppure così come Sereni, oppure eccetera eccetera eccetera, no? C'è una proprietà largamente distruttiva. Se preferite, nelle migliori delle ipotesi, vi accomuna una proprietà determinabile, non una proprietà determinata, per usare la classica terminologia di Jones. Tuttavia lo statuto ontologico delle proprietà appunto determinabili o delle proprietà disgiuntive è dubbio, anche riconoscendo loro il diritto di cittadinanza, cosa che non tutti sono disposti a fare. Io personalmente, se credessi nell'esistenza delle proprietà, sicuramente accetterei le proprietà disgiuntive, non vedo perché no, poverino, cioè, se ci sono disgiunti anche la disgiunzione. Il punto è che non svolgono un ruolo fondamentale nell'architettura del mondo, per così dire. Quindi non può essere per colpa loro che uno si ritrova poi a dover moltiplicare i livelli, a complicare la struttura del mondo. Ora, quello che vale per seduto vale per tantissimi altri predicati. I pomodori, i tramonti e le Ferrari sono rossi, nel senso che il predicato rosso si applica correttamente a tutte queste cose. Tuttavia non c'è una proprietà precisa esemplificata da queste cose in virtù della quale, una proprietà in virtù della quale il predicato si applica. Gli armadi, i pianoforti e i sacchi di cemento sono pesanti, nel senso che il predicato pesante si applica correttamente a queste cose. Tuttavia non c'è una proprietà precisa esemplificata da queste cose in virtù della quale il predicato si applica. Quindi, proprio come nel caso di seduto, i predicati rosso, pesante, eccetera, si applicano a oggetti molteplici, e se non siamo nominalisti possiamo dire che si applicano a quegli oggetti in virtù delle proprietà di cui godono. Questo punto è importante, cioè non sto negando questa cosa. È chiaro che i predicati si applicano degli oggetti, in un linguaggio olerista, in virtù delle proprietà che hanno quegli oggetti, altrimenti li applicheremo a caso, ok? Questo non è sufficiente a concludere che si applicano a questi ultimi in virtù del possesso da parte loro di una e una sola proprietà comune, salvo intendere con quest'ultima appunto una proprietà disgiuntiva. Si applica in virtù delle proprietà che hanno, ma non in virtù del fatto che godono di una stessa identità. È un segnale per il tempo? No, stavo di tutto il tempo. Ecco quindi perché la teoria è sbagliata, perché fa questo passaggio. Quindi dire in generale, questo forse chiarisce ancora meglio, dire in generale che un predicato P si applica a una classe di oggetti in virtù delle loro proprietà, che sicuramente vogliamo conservare come affermazione, non equivale a dire che P designa una proprietà determinata che quegli oggetti hanno in comune. Cioè, l'equivalenza in questione è assolutamente infondata. Non è irragionevole, ma è assolutamente infondata. Eppure siamo abituati ad accettare le equivalenze. Ditemi se non è vero. Toglieresti anche con determinata e terresti lo stesso enunciato, senza determinata, bisogna la proprietà di cui oggetto in comune. No, lo lascerei perché togliendo determinata, cioè se può essere una disgiunzione va bene, perché basta fare la disgiunzione o l'unione, quello che vuoi, qualche prodotto, somma logica di tutte le singole proprietà in virtù del quale P si applica a te, a lei, a lui, eccetera. Allora vabbè, certo c'è quella cosa lì. Questo è però proprio il senso in cui le proprietà disgiuntive, come dire, vengono dopo, il lavoro viene fatto dalle singole proprietà. Il punto cruciale è che noi invece tendiamo a pensare, ma noi, quando spieghiamo logica agli studenti, diamo la teoria dell'insieme, però poi lo illustriamo in termini di proprietà e diciamo, ed è sulla base di queste due varianti.
Allora, ecco perché chi è la teoria è responsabile della fallacia rappresentazionalista che ci induce a moltiplicare i livelli. Adesso che voi finite spiegando questo punto. Vediamo, non so, le proprietà mentali sono emergenti ma irriducibili perché sono multirealizzate. Cioè, l'argomento della multirealizzabilità ha avuto un successo, io non mi sono mai spiegato che è successo. Poi lo rivedevo prima perché ho capito dove andavi. Beh, è ovvio che arrivo qui adesso. Però accidenti, ha fatto tanto danno, poi tu mi dirai che sbaglio, ma. Quindi sono emergenti perché sono molto realizzabili, cioè realizzabili in molteplici modi e strutture differenti. Quindi Patran, per esempio, storia classica, il famoso polipo, no? Ci sono animali come il polipo che avvertono dolore, pur avendo una configurazione neurale completamente diversa da quella di noi esseri umani che pure proviamo dolore. Ergo, la proprietà mentale del dolore non è identificabile con una specifica proprietà cerebrale. Io questo argomento ormai ho fatto convincente. Ora, ci sono vari modi per buttare via quell'argomento. Per esempio, Lewis aveva scritto una recensione del libro in cui era apparso l'articolo di Papp, no? Tipo 2 mesi dopo, in cui aveva già stroncato una teoria di genere. Si potrebbe rispondere che il dolore del polipo non è affatto il genere di dolore che proviamo noi, cioè usiamo lo stesso predicato, ma diciamo, stiamo parlando di 2 cose diverse. Oppure, forse un po' più elegante, c'è la soluzione davidsoniana, no? Si potrebbe replicare che, pur accettando la premessa, l'argomento dimostra solo l'impossibilità di ridurre il dolore a un tipo preciso di proprietà fisica, cioè non significa che quando un organismo prova dolore, quel particolare stato mentale sia qualcosa di diverso da un particolare stato fisico realizzato nella struttura cerebrale del suo organismo. In altre parole, una identità token. Ci sono quindi queste vie d'uscita che sono abbastanza comuni e diffuse, ma anche accettando i presupposti discutibili, appunto, su cui si fonda l'argomento della realizzabilità multipla e fallace, perché appunto dipende dalla teoria della trasparenza. Non è il dolore che è multirealizzabile, non è quella proprietà mentale che è esemplificata da individui fisiologicamente diversi, è il predicato dolore che è multistanziabile, cioè stanziabili da individui diversi in virtù del loro possesso di proprietà diverse, ancorché ragionevolmente simili. Di nuovo, se applichiamo quel predicato è in virtù delle proprietà degli organismi a cui lo applichiamo, però questo non significa che ci sia una proprietà multirealizzabile. Se si preferisce, il predicato dolore rinvia veramente a una proprietà determinata, come tale non è costitutiva della struttura fondamentale del mondo, ma riducibile alle proprietà più specifiche che la determina. Tutti i predicati della nostra lingua, se ci pensiamo, forse questo è un po' grave, tutti funzionano così, fatta eccezione forse per i pochi predicati perfettamente determinati che costituiscono il vocabolario di teorie formalizzate come la matematica o certamente la fisica. Pensare che siano ontologicamente trasparenti, cioè che tutti i nostri predicati siano ontologicamente trasparenti, al punto da rinviare in maniera univoca a proprietà determinate in virtù delle quali esse si applicano a certi oggetti piuttosto che ad altri, e attribuire alla nostra lingua un potere espressivo che non ha. Quindi la morale, sono arrivato alla fine, ho fatto un po' di la corsa perché so che i tempi sono stretti, ma è che tirare in ballo i livelli è sbagliato. Se fosse giusto dovremmo tirare in ballo livelli di realtà, come dire, tutto spiano, no? Per rendere conto del fatto che siamo tutti seduti, prendere conto del fatto che i pomodori e le Ferrari sono rosse, che gli armadi pianoforti sono pesanti, prendere conto del fatto che qualsiasi predicato di cui ci serviamo per descrivere il mondo, con poche eccezioni, si applica a individui diversi, i quali non soddisfano il requisito criterio di uniformità o omogeneità, se anche omogeneità categoriale. E anzi, a un'esplosione di livelli di questo tipo, è ovvio che qualcosa è andato storto. È ovvio che siamo caduti vittima di un errore. Siamo in corsi in una fallacia rappresentazionalista. Mi fermo qua, penso che sia l'ultimo. Sì. Grazie.